alla Gamescom 2022 abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con gli autori di 101, team italiano che ha già realizzato The Suicide of Rachel Foster. In questa occasione ci è stato presentato Aftermath, un survival molto ma molto ambizioso che purtroppo non abbiamo potuto vedere in azione. Ciò non di meno siamo riusciti a fare questa chiacchierata con gli autori che ci hanno raccontato un po' tutto quello che possiamo aspettarci da un prodotto che, se le premesse saranno mantenute, potrebbe rivelarsi davvero molto interessante. Aftermath racconta la storia di Charlie, un ex ingegnere spaziale che, a seguito di un incidente, ha perduto il braccio. Ma questo è soltanto il primo passo di una parabola discendente che porta la sua triste vicenda personale a interconnettersi con un problema molto molto più grave che interessa addirittura il mondo. Infatti nel cielo è comparso un misterioso artefatto di natura probabilmente aliena che ha inglobato la città in cui la protagonista si muove, che è ancora senza nome questa metropoli, e sembra aver cancellato la presenza degli abitanti. Il motivo dell'assenza di tutte queste persone sarà giustificato a livello narrativo e più dettagli preferiamo non svelarvi per lasciarvi il piacere di scoprire qual è l'ordito del racconto costruito dal Team 101. Il fondamento è estremamente stratificato. Da una parte abbiamo la storia, come dicevo, personale di Charlie, la ricerca della figlia, dall'altra quella di un mondo in rovina, sull'orlo della fine, dove gli abitanti vivono in una dimensione allucinogena con una forte matrice religiosa, tant'è vero che gli autori hanno deciso di ispirarsi, sotto certi aspetti, allo stesso simbolismo esistenziale e religioso utilizzato da Hideaki Kanno in Neon Genesis Evangelion. Le premesse sono sicuramente altisonanti e il gioco ha ancora tanto, forse troppo, da dimostrare. Tuttavia siamo rimasti sufficientemente incuriositi e intrigati dalle premesse narrative e dalle ambizioni del team di sviluppo. Storia e gameplay si muoveranno di pari passo. Il passato tormentato di Charlie, infatti, si riflette sul piano ludico. La protagonista soffre di tre fobie specifiche che avranno un'influenza sul gameplay. Parliamo dell'algofobia, ossia la paura del dolore fisico, la rupofobia, ossia la paura dello sporco, e la tafofobia, il timore di rimanere sottoterra. Nell'ultimo caso, soprattutto, dovremo stare attenti in fase di esplorazione. Abbiamo già detto che Aftermath è un open world all'interno del quale troveremo nel corso dei nostri pellegrinaggi delle faglie che ci condurranno nel sottosuolo e dovremo evitare che la protagonista ci rimanga troppo a lungo perché non le subentrino degli attacchi di panico. Per sopravvivere il più possibile all'interno di questo mondo dovremo lavarla costantemente e dovremo anche riuscire a sfruttare un sistema di crafting tripartito, ossia umano, alieno ed ibrido, per trarre il massimo persino dagli svantaggi che il mondo di gioco offre. L'artefatto che è in cielo e che possiede degli adepti in terra, che vengono chiamati zeloti, e qui torna ancora di nuovo il riferimento religioso, manda di tanto in tanto sul mondo delle piaghe ispirate a quelle d'Egitto. Una di queste è ad esempio una pioggia di sangue. Il team ci ha posto proprio questo esempio. Durante la pioggia di sangue, chiaramente per la fobia di Charlie, dovremo cercare di proteggerla il più possibile e di lavare tutta la sporcizia sui propri vestiti. Tuttavia, proseguendo nell'avventura tramite un piccolo robot che funge da stazione di servizio / banco del crafting, avremo la possibilità di costruire uno strumento che ci permette di raccogliere questa pioggia di sangue e sfruttare questo sangue come risorsa per creare ulteriori strumenti e massimizzare le chance di sopravvivenza della protagonista. Sul piano prettamente ludico, Aftermath, lo ripeto, è un survival open world. Tuttavia il gioco all'inizio, stando a quanto rivelatoci dal team di sviluppo, sarà abbastanza guidato, una sorta di piccolo prologo che ci introdurrà le meccaniche. Dopodiché il team ci lascerà completamente liberi, con una struttura che, sempre a detta degli autori, ricorda quella di un Metroidvania. La protagonista non sarà da sola. E anzi, nonostante gli abitanti sembrino essere scomparsi, i nemici continueranno a braccarla. Il principale avversario è Hunter, una sorta di predatore che sarà lì costantemente a braccarla. Charlie dovrà cercare di sfuggirgli perché il contatto corpo a corpo chiaramente è a suo svantaggio,
ma dovrà anche stare attenta, in virtù delle sue fobie, a evitare quanto più possibile lo scontro diretto e il dolore che potrebbe ricavarne dalle ferite. Per questo l'approccio stealth, con un attacco melee alle spalle, è prettamente consigliato. Non mancherà comunque la possibilità di fronteggiare i nemici faccia a faccia con armi dalla distanza, la cui natura ci è però purtroppo attualmente ignota, perché, lo ripetiamo, il gioco non l'abbiamo potuto vedere in azione. Tuttavia il team ci ha confermato che l'avventura sarà molto molto libera. Arrivati a un certo punto spetterà al giocatore capire quali strategie adottare, dove orientarsi e quali strumenti utilizzare per massimizzare il vantaggio sul mondo di gioco. L'intera esperienza, stando a quanto riferito, ci dovrebbe oscillare tra le 7 ore, qualora si volesse andare dritti verso il punto, fino ad arrivare alle 15 ore di gioco, nel caso in cui si voglia esplorare a fondo tutto il mondo di gioco. C'è da dire, in ogni caso, che dovrebbero essere assenti missioni secondarie, tranne cambiamenti di idee all'ultimo minuto. Questo perché lo studio sta cercando di creare un'esperienza narrativa e ludica molto coesa, focalizzata sulla storia di Charlie. Detto questo, purtroppo le nostre informazioni terminano qui. Non vediamo l'ora di vedere il titolo davvero in azione. Purtroppo abbiamo ammirato soltanto qualche bellissimo artwork e qualche frammento di motion capture che ci ha lasciato ben sperare. Quello che vi possiamo dire è che il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4 e che arriverà su console della passata e dell'attuale generazione e su PC, si spera, entro un anno. Al momento non abbiamo ulteriori conferme. Si spera, lo ripetiamo, che queste ambizioni riescano a concretizzarsi appieno e, pur procedendo con la dovuta cautela, ci riteniamo sufficientemente curiosi di vedere Aftermath in azione. Grazie per averci seguito fin qui, ricordate di iscrivervi al nostro canale e supportateci sempre durante la nostra Gamescom. Grazie!